Anticipazione Tempesta d'amore. Trama puntate 3-8 luglio 2017. Tina sposa Oscar in carcere. Lunedì 3 luglio 2017. Clara e Adrian, in pena per la difficile situazione che stanno vivendo Tina e Oscar, decidono di recarsi da Sigmund per affrontarlo una volta per tutte. Dopo un'accesa lite verbale, la situazione inizia a degenerare. La Morgenstern capisce che il birraio è finito ingiustamente in carcere a causa degli intrighi di Beatrice, volti ad aiutare David a conquistare il cuore della Kessler. Hildegard organizza una riunione di famiglia per dare a Gertie la possibilità di incontrare sua figlia Melly. La madre biologica di quest'ultima focalizza la sua attenzione su André. Inizia a lanciargli pungenti frecciatine quando scopre che è il fidanzato di sua figlia e gli fa capire che non è l'uomo giusto per lei. Martedì 4 luglio 2017. Beatrice, supportata da Desiree, organizza felice il suo matrimonio con Friedrich. Saskia, in qualità di organizzatrice dello spettacolo pirotecnico che regalerà emozioni ai presenti alle nozze tra i due spietati complici, fa la conoscenza della Dark Lady e inizia il suo piano di seduzione per conquistare il cuore del vecchio Stahl. Werner raggiunge Charlotte e le illustra il suo progetto. Ha ingaggiato la vedova Saskia per minare la tranquillità di coppia tra Beatrice e Friedrich e frenare i loro propositi sul Fürstenhof. La ricca ereditiera si mostra poco interessata alla faccenda, ha altro per la testa. Poi gli annuncia di voler devolvere tutti i suoi beni alla Fondazione Elisabeth Salfield. Mercoledì 5 luglio 2017. William continua a soffrire a causa dei suoi problemi al ginocchio. L'uomo si rincuora quando scopre che gli azionisti del Fürstenhof però vogliono aiutarlo a partecipare al campionato mondiale di Taekwondo. Friedrich tesse un intrigo ai danni di Adrian per impedirgli di cedere le sue quote azionarie al fratello. Clara scopre che la situazione di William è peggiorata di colpo. Michael apprende che Charlotte e Nils si sono lasciati e si mostra molto preoccupato per le condizioni di salute della Salfield. Non sa che il personal trainer l'ha tradita con Natasha. Oscar propone a Tina di sposarlo in carcere. Werner invita Charlotte a non devolvere tutto il suo patrimonio in beneficenza. Giovedì 6 luglio 2017. Natasha continua ad essere trascurata da Michael e ciò finisce per allontanarla ancora di più da lui. Decisa a completare la sua autobiografia, si reca da Nils in cerca di validi consigli. Melly fa fatica a digerire l'ingerenza di Gertie nell'ambito della sua love story con André. Hildegard organizza una cena di famiglia, sperando di riportare serenità e tranquillità in casa sua. André non sopporta che la suocera lo consideri inadatto per sua figlia. Tina accetta di sposare Oscar. La cerimonia si svolgerà in carcere. La Kessler spiega a Clara di voler dimostrare al birraio di amarlo con tutta se stessa e che gli starà sempre vicino. Werner invita Saskia a fare tutto il possibile per conquistare Friedrich in tempi record. Venerdì 7 luglio 2017. William, quando scopre che le condizioni del suo ginocchio sono peggiorate, comincia ad odiare suo fratello. Poi, quando riceve la visita di Michael, gli rivela di nutrire un atroce sospetto. Per lui, l'aggravamento delle sue condizioni è da attribuire a qualche inadempienza avvenuta in ospedale. Il giovane poi esce dalla clinica e quando sorprende suo fratello in compagnia di Clara, inizia a mostrarsi molto geloso. Mazer mette Tina sotto torchio
per scoprire se Oscar è colpevole oppure meno. Il birraio continua a rifiutarsi di testimoniare il falso, ovvero un reato, l'uccisione di Philip, che non ha commesso. Sabato 8 luglio 2017. Frederick si ritrova a collaudare i fuochi d'artificio per le sue imminenti nozze con Beatrice, a stretto contatto con Saskia. Werner fa notare la promessa sposa di Stahl che tra quest'ultimo e la new entry sembra esserci molta sintonia. Melly cerca di riportare il sereno tra Gertie ed André. David aiuta Tina a superare un concorso e si augura di ritornare al più presto insieme a lei. La Kessler poi decide di convolare a nozze con Oscar in carcere. Nel momento del fatidico sì, ha una visione del giovane Hofer e capisce che lui e non il birraio l'uomo della sua vita. Clara si augura che William, per il suo bene, possa ritornare al più presto in ospedale per sottoporsi ad adeguate terapie. Saskia riceve un regalo inaspettato e misterioso da parte di Frederick. Beatrice vuole sposare Stahl al più presto per vivere in maniera agiata tutta la vita. Esasperato dai modi di fare di Gertie, André raggiunge Melly e le lancia un ultimatum: schierarsi o dalla sua parte o da quella di sua madre. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.